in collaborazione con Bentrovati a tutti voi amici di Le Fonti TV con una nuova puntata di Oltre la Barriera, mondo dei certificati al centro dell'attenzione, ovviamente analizzando il contesto di mercato e cercando di capire quali opportunità offrono proprio i certificati di investimento. Cercheremo di fare una bella panoramica. Il mio consiglio è sempre quello di prendere carta e penna per cercare di capire, a seconda delle vostre esigenze, quali potrebbero essere gli strumenti che fanno per voi. E non parleremo solo di questo, cercheremo di analizzare, come già detto, tutto il contesto. Lo faremo con, come sempre, Luca Comunian, Global Markets Distribution Sales di BNP Paribas. Luca, grazie per essere con noi anche oggi, ben trovato sulle Fonti TV. Buongiorno. Questa è un'ottima collaborazione per capire di più appunto del mondo dei certificati, che è sempre più richiesto anche da chi ci segue. E con noi c'è anche Pierpaolo Scandurra, Managing Director di Certificati e Derivati. Pierpaolo, è un piacere trovare anche te, buongiorno. Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti. E allora, la prima strap, gergo tecnico televisivo, ma insomma il primo titolo recita mercati e volatilità. Cosa offrono i certificati? Insomma, è inutile stare a sottolineare come i mercati oggi stiano dando delle indicazioni diverse, stiano cercando di trovare una loro direzione per il contesto che stiamo vivendo, fatto da X motivi, da X fattori. E allora Luca, io partirei proprio da te per cercare di inquadrare appunto il contesto e per cercare di capire cosa possono offrire certificati in questo momento di mercato. Sì, diciamo, è stato fin da subito direi chiaro che il 2022 è partito da con un live motive che è diverso rispetto all'anno scorso. L'anno scorso abbiamo visto veramente molta tranquillità, volatilità sicuramente tra le volatilità più basse che si erano viste poi negli ultimi anni, e comunque un mercato che tendeva, soprattutto il mercato azionario intendo, che tendeva a salire con un certo grado di relax. Il 2022 è ovviamente partito in maniera molto diversa. Abbiamo visto varie tensioni geopolitiche, rischio inflazione, sono varie tematiche che appunto rendono il mercato in questo momento volatile, e al tempo stesso però è un mercato che ben si addice a tutti quelli che sono gli strumenti, in particolare certifiche di intendo, ma strumenti come quelli che oggi andremo a vedere, che sono denominati cash collect. Okay. Questo perché da un lato, in un momento di volatilità, permettono di generare un miglioramento alla struttura, sostanzialmente, che può essere poi espresso sotto forma di barriere, quindi di una protezione del capitale più profonda, o dall'altra parte più generosi anche in termini di rendimento, e quindi dal fronte dei pagamenti periodici che questi prodotti hanno. E di fatto il cash collect è uno strumento ideale nel momento in cui c'è da estrarre rendimento in mercati che sono laterali, e grazie poi alle barriere monitorate a scadenza e con altre caratteristiche specifiche come i premi con effetto memoria, sono di fatto dei certificati che permettono di ben adattare le esigenze dei clienti in un contesto di mercato come quello che stiamo vivendo. Noi per questo motivo, proprio da anno, abbiamo iniziato questo percorso, quello di andare a emettere e quotare su Borsa Italiana varie emissioni, ne conto almeno 5 da inizio anno ad oggi, che si differenziano tra loro sì per sottostanti, ma anche soprattutto poi per caratteristiche specifiche che sono studiate e ideate dal nostro team di strutturazione, sostanzialmente per poter in qualche maniera trarre beneficio di un contesto di mercato come quello attuale, poter garantire un grado di protezione e un grado di rendimento. Esatto, beh, quindi già abbiamo ribadito quali sono le caratteristiche dei cash collect, insomma, e quindi si inseriscono assolutamente appieno nel tipo di mercato che stiamo vivendo, caratterizzato da forte volatilità. Pierpaolo, chiedo ovviamente anche a te un'aggiunta, anche proprio per dire la tua su ciò che il mercato ci sta dicendo in questo preciso momento. Sì, certamente quando i mercati sono più volatili si crea una situazione
per la quale c'è l'investitore che si fa condizionare più dall'emotività e pertanto o rimane alla finestra in attesa che i mercati si tranquillizzino oppure tende addirittura a farsi prendere appunto un po' dall'ansia o a vendere posizioni già in essere o comunque certamente a non entrare sul mercato. Viceversa, con i certificati si avrebbe proprio l'opportunità di monetizzare questa alta volatilità. Questo perché ricordiamo che quei prodotti a cui faceva riferimento correttamente Luca, ovvero i cash collect, sono certificati che presentano una barriera di prezzo, quindi hanno una protezione condizionata, il che implica che quando c'è più volatilità tenderanno ad offrire potenzialmente delle opportunità più interessanti. Ora il problema è che chiaramente quando c'è più volatilità nell'immediato rischi di agitarti un po' di più proprio perché vedi i prezzi oscillare più violentemente, ma dal momento che poi la volatilità tende a normalizzarsi, ecco che riuscire ad approfittare di queste situazioni per inserire in portafoglio un po' più di rischio è paradossalmente la cosa che converrebbe fare da un punto di vista tecnico. Dopodiché, ripeto, c'è sempre l'emotività di mezzo e quindi quando si vedono nubi all'orizzonte si preferisce stare un po' più tranquilli. Però questo riguarda più gli investimenti lineari, tradizionali, quindi non so, penso alle azioni piuttosto che a degli ETF o anche a dei fondi. Viceversa, quando si opera con i certificati si dovrebbe imparare a ragionare esattamente al contrario, ovvero più il mercato è volatile, migliori opportunità si possono creare, anche perché gli emittenti hanno facilità di costruzione quando c'è più volatilità, e non è un caso che Luca ci abbia detto che da inizio anno sono già 5 le serie di prodotto che sono state emesse, perché più c'è volatilità migliori possono essere potenzialmente le caratteristiche. E quindi credo che il passo avanti che l'investitore dovrebbe riuscire a fare o in proprio o tramite il proprio consulente è armarsi di un po' di coraggio in più e affrontare queste situazioni di volatilità con gli strumenti giusti. E insomma, con barriera si intende ovviamente un livello di prezzo del sottostante nei certificati, ma se volessimo parafrasare il titolo della trasmissione Oltre la barriera, come diceva Pierpaolo, ma anche come diceva Luca, insomma, ampliamo gli orizzonti, insomma, ovviamente affidandosi a chi ne sa, cercare di andare oltre, no? Nonostante il mercato magari sia un po' incerto, insomma. Perfetto. Allora, bella premessa che adesso ci porta, sapete, lo scopo della trasmissione è quello proprio di dare dei riferimenti pratici ed effettivi, ci porta questa premessa a cominciare, Luca, partirei da te a condividere anche attraverso di voi e capire quali strumenti possono essere effettivamente interessanti. Luca. Sì, partirei appunto presentando questa che è la nostra ultima emissione, quotata sulla Borsa Italiana proprio settimana scorsa, perché è figlia sostanzialmente dei ragionamenti che abbiamo fatto fino a qui. Dovreste ora vedere il mio schermo. Allora, sì, dicevamo, le premesse erano queste: noi siamo in un contesto di volatilità e di lateralità dei mercati. E soprattutto crediamo che in questo periodo, anche ovviamente a causa delle tensioni geopolitiche, ci sia un momento di incertezza. Quello che abbiamo fatto quindi è stato sostanzialmente creare un prodotto che avesse una durata classica, direi, quindi un prodotto a 3 anni, che però combinasse 2 caratteristiche della famiglia Cash Collect: i premi con memoria che dicevamo prima e i premi fissi, ovvero i premi non condizionati. E questo l'abbiamo fatto un po' combinando le due cose, ovvero per i primi 12 mesi, questi sono prodotti che, come dicevo, scadono fra 3 anni, sono iscritti su un paniere di azioni che poi andiamo a vedere, ma fin qui nulla di nuovo, diciamo, rispetto alle emissioni precedenti. Il paniere di azioni può essere 2 o 3 azioni, sì, ma hanno delle caratteristiche per cui pagano dei premi mensili e nei primi 12 mesi, quindi durante il primo anno, questi premi mensili, che possono andare dallo 0,75% al mese all'1,85% al mese, a seconda proprio di quelli che sono i sottostanti, quindi del certificato specifico dell'emissione, sono incondizionati. Quindi si comporta come fosse un'obbligazione, nel senso che non va a vedere quelli che sono i valori del sottostante e quindi come sono andati i mercati azionari per i primi 12 mesi, per il primo anno, proprio per poter quindi garantire e offrire un prodotto che possa corrispondere dei premi a questo punto fissi, certi,
indipendentemente da quello che è l'andamento del mercato azionario, quindi per poter superare questa fase di incertezza del mercato, e ovviamente rimanendo però dei certificati che quindi sono iscritti su un paniere di azioni, i rendimenti sono ovviamente commisurati a quello che è appunto il mondo dei certificati, e quindi rendimenti che sono superiori rispetto al mondo obbligazionario, appunto, come dicevamo prima, dallo 0,75 al mese all'1,85 al mese, che quindi supera il potenziale 20% anno. Ok. Questo è il primo anno. Dal secondo anno in poi, i premi, sempre mensili e sempre dello stesso importo, diventano sostanzialmente condizionati. Quindi questo assume la faccia di un cash collect classico con dei premi condizionati, quindi la condizione qui è che i sottostanti siano al di sopra del livello barriera nelle date di valutazione, e però anche qualora in alcune delle date questo non fosse vero, quindi questo non fosse soddisfatto, questi premi che non sono più incondizionati ma diventano condizionati dal tredicesimo mese in poi, hanno anche l'effetto memoria, e quindi la possibilità di poter recuperare qualora in alcune date non sia soddisfatta la condizione. Altra cosa molto importante è che nelle nostre gamme solitamente abbiamo una scadenza anticipata che parte dal sesto mese di vita dei prodotti. In questo caso la scadenza anticipata parte dal dodicesimo mese di vita, proprio per avere questo anno di premi mensili incondizionati senza avere nel mentre una scadenza anticipata che possa interrompere questo flusso. Ok. Barriere premio e barriere che poi si stessi livelli di barriere che poi si appunto valutano anche a scadenza, quando i certificati possono, come in ogni altro cash collect, proteggere il valore nominale anche in caso di ribassi delle azioni sottostanti, se appunto questi ribassi sono contenuti entro i limiti del livello della barriera. Qualora questo invece venga superato, sappiamo che c'è una performance negativa commisurata al sottostante, e questo meccanismo sostanzialmente in realtà non ha differenze rispetto a quelle che sono i cash collect più classici. Ok, allora grazie Luca. Io come sempre, a me piace sapere anche, visto che c'è Pierpaolo, mi piace avere anche un suo parere rispetto a quello che ci ha presentato Luca, e poi naturalmente Pierpaolo vai anche tu con la tua presentazione, così da mettere a confronto diversi prodotti, che è la cosa migliore. Sì, ritengo che questa serie di prodotto sia particolarmente adatta al contesto di mercato che stiamo vivendo, appunto di volatilità, perché permette intanto di passare... Luca, sì, perdonami Pierpaolo, Luca devi togliere la tua condivisione, così poi Pierpaolo lo vediamo e poi dopo vediamo la sua condivisione. Perfetto, adesso ci arriviamo, grazie. E, dicevo appunto che consentono quantomeno di traghettare per il prossimo anno avendo una certezza del premio mensile, dopodiché chiaramente bisognerà fare i conti con quello che sarà il mercato in quel momento. Io tra questi 12 certificati che sono stati quotati di recente, sì, ho individuato ad esempio uno allora strumento... sì, non so, però vediamo ancora Luca, noi non so se, perché sennò non riusciamo a vedere Pierpaolo, bisogna proprio disattivare. Sì, intanto regia, vieni pure su di me, diamo la possibilità a Luca di disattivare tutto, così poi dopo tranquillamente da un po'. Ok, allora, provo, ecco, vediamo un po' se è così. Ecco, adesso siamo, eccoci qua, adesso siamo tutti e tre, ci vediamo, e adesso vediamo Pierpaolo. Ottimo, ce l'abbiamo fatto, prego. E dicevo appunto, ho selezionato questo certificato nella serie dei 12 perché rappresenta, a mio avviso, innanzitutto un prodotto che ci porta a investire implicitamente su tre titoli del nostro mercato, che sono comunque tre titoli che possono essere già presenti in molti portafogli, e mi riferisco ad esempio ad Unicredit, Banco BPM e Mediobanca. Ricordiamo che quando i certificati hanno come sottostanti un basket di titoli, quello che comanda e che determina poi il pagamento dei premi, il rimborso del capitale, è sempre il peggiore. Pertanto è importante che tutti e tre rispettino la condizione, perché basta che uno vada al di sotto e non viene soddisfatta. Quindi comunque partiamo dal presupposto che sono tre titoli bancari del nostro listino, certamente tra i più noti. È molto interessante la struttura perché paga dei premi mensili a partire dal mese di maggio, dei premi mensili dello 0,85%,
per 12 mesi li paga senza alcuna condizione, il che vuol dire praticamente comunque vadano le cose, ogni mese potrei far conto su questo flusso e quindi destinarlo al pagamento di eventuali rate che uno può avere o comunque impegni economici, avendo la certezza di riceverlo. E apro e chiudo una parentesi, Manuela, che credo che possa essere molto utile. Benché si tratti di premi incondizionati, sono comunque dei premi fiscalmente efficienti, il che vuol dire possono essere portati in compensazione con eventuali minusvalenze, che ricordiamo che è sempre molto utile per migliorare il risultato operativo. Dopodiché interviene la prima data di rimborso anticipato potenziale a partire da aprile 2023 e poi continua il flusso cedolare con una barriera molto profonda, perché si tratta di barriera al 50%, tant'è vero che ti faccio vedere direttamente quella che è un po' la, forse il riassunto e la fotografia più, più facile da leggere. Che cosa sì? succede se oggi acquisto questo certificato sul mercato di Borsa Italiana al prezzo che si trova oggi in questo momento di circa 100 euro più o meno, voglio dire, e dovessi portarlo fino alla scadenza dei 3 anni, praticamente potrei contare su un rendimento complessivo del 28,4%, che vuol dire in termini annualizzati è anche il 9,50 annuo, e incassare questo rendimento anche qualora il titolo più debole in questo momento, che è Unicredit, perdesse il 48% da adesso. Quindi è un po' questa, la, a mio avviso, la formula veramente vincente dei certificati. Da una parte rinunci ad arricchirti, perché per carità stiamo parlando di altissimi rendimenti rapportati a quello che è il contesto di mercato, ma certamente è il 9,50 all'anno, quindi non si può guadagnare in maniera esponenziale. Però fissando un tetto massimo a questo rendimento, che è comunque pur sempre un alto rendimento, si riesce a beneficiare di guadagno e protezione del capitale fino a un livello che è praticamente la metà dai valori attuali di questi titoli. Cosa succede se questi titoli perdono più del 50%? E a quel punto viene meno la struttura e la protezione. Quindi ad esempio a fronte di un meno 48,1% da parte di un titolo si perderebbe il 41%, quindi vuol dire anche che si perde meno in virtù del fatto che ci sono questi premi incondizionati che rendono un po' la struttura un po' più difensiva. Sì. E quindi capisci, Manuela, è questo che piace, cioè la possibilità di poter avere un rendimento che comunque 10 punti all'anno non è facile da realizzarli, ma li fai anche a fronte di un mercato che dovesse dimezzarsi. No, cioè, no, certo, con un buon cuscinetto, insomma, di protezione che riesce, insomma, a tamponare gli eventuali onde d'urto che appunto il mercato potrebbe dare in un momento come questo, assolutamente, che è quello che dicevi anche nella tua premessa, no, Pierpaolo, cioè riuscire a trovare anche strumenti, perché a volte si dice no, non rischio, è meglio lasciar perdere, invece no, ci sono anche queste possibilità e quindi affidarsi a persone che possono aiutarci. Questo tu credi che sia proprio lo strumento adatto al periodo attuale? Sì, hai sintetizzato perfettamente il mio pensiero, cioè assumersi qualche rischio in più rispetto magari a quello che si potrebbe sostenere in momenti in cui cerchi prodotti un po' più protetti, le obbligazioni, non so, assumersi qualche rischio in più sfruttando una struttura che ti permette di proteggerti fino a 50 punti di ribasso da parte dei sottostanti. Sempre nella stessa serie c'è anche, sì, ad esempio, una versione legata al settore del turismo, quello che si spera possa effettivamente ripartire con decisione a partire, insomma, già da quest'estate. E questo è un certificato che ha come sottostanti i titoli Air France, Airbus e EasyJet, quindi potrebbe effettivamente vedere questi titoli salire, però allo stesso tempo non sappiamo ancora bene quando. Sì. Ecco, questo è un certificato che ci paga 1,1 punti al mese, quindi 1,1% al mese, quindi siamo oltre i 12% annui, i primi 12 senza condizioni e poi nuovamente con barriera 50%. Quindi anche in questo caso sei comunque protetto da importanti discese. Dopodiché, lo ripetiamo, se il mercato dovesse andare incontro ad un futuro caratterizzato da perdite dei titoli superiori al 50%, poco si salverebbe, ecco. Quindi siamo in un contesto dove
La volatilità può essere monetizzata e sfruttata proprio con strumenti come questi. Ok, Luca, cosa ne pensi di questo approccio, insomma, perché poi mi sembra utile parlare proprio dell'approccio, poi non so se vuoi condividere qualcos'altro e poi facciamo un passo ulteriore prima di chiudere la puntata, però sull'approccio ci resterei ancora un istante, Luca. Sì, perché il punto fondamentale che condivido molto, anzi ringrazio Pierpaolo perché con il loro tool anche di analisi e di analisi di scenario riescono davvero ad evidenziare quello che è di fatto il nostro sforzo per creare dei prodotti che possono creare una simmetria, perché di fatto di questo parliamo, una simmetria di rendimento rispetto ai sottostanti. Quello che il certificato sostanzialmente ha nella sua essenza è quello di andare ad attingere al mercato azionario e quindi andare a sfruttare la volatilità che questa asset class ha e se vogliamo così ricreare sotto forma di un certificato quotato sul mercato e denominato in euro, di fatto un payoff asimmetrico che permetta di sfruttare questo tipo di movimenti dei sottostanti e della loro volatilità. E dare un profilo di investimento invece che permette di generare dei rendimenti sopra quelli che sono il mercato obbligazionario, con ovviamente un grado di rischio in più. Questo lo diciamo perché ovviamente sui mercati il maggior rendimento è sempre dato da anche un'assunzione di rischio maggiore, ma è chiaro che appunto in questo tipo di contesti siamo riusciti, proprio grazie alla volatilità, ad mettere delle barriere molto profonde, anche in alcuni casi sotto dei livelli mai raggiunti negli ultimi 10 anni, e rendimenti che comunque si avvicinano al 10% o vanno anche in doppia cifra, e quindi risultano sicuramente una soluzione interessante per gli investitori italiani. Ottimo, ottimo. Allora io Luca resto ancora da te, non credo tu voglia condividere altro, correggimi se sbaglio, perché altrimenti ti faccio una domanda che peraltro ci porta a ragionare ancora su quali opportunità può darci questo periodo, perché ci stiamo avvicinando al Salone del Risparmio, che è insomma il più grande evento italiano sul risparmio gestito, lo conosciamo tutti, voi sarete presenti, peraltro insomma non a caso questa accoppiata abbiamo creato oggi nella puntata di Oltre la Barriera perché sarai con Pierpaolo, però insomma raccontaci un po' quando ci sarete, cosa farete e soprattutto quali spunti ancora più operativi può dare il Salone del Risparmio. Sì, beh, allora noi saremo, come da ormai di consueto, sponsor dell'evento e quindi saremo durante i 3 giorni di fiera presenti con uno stand e ci sarò io, ci saranno i miei colleghi ovviamente per incontrare i professionisti che operano nel settore dei mercati e soprattutto del risparmio degli investitori, quindi reti di promozione e consulenti finanziari. E questo per il Salone del Risparmio è chiaramente un punto di incontro tra product manufacturer, asset manager, produttori di certificati e appunto quelli che invece hanno la relazione con i clienti finali, ne conoscono le esigenze e sono, come dire, chiamati a efficientare il portafoglio o ben allocare il portafoglio di investimento. E, in questo senso noi avremo anche insieme a Pierpaolo il 12 maggio alle ore 11, vado a memoria, Pierpaolo correggimi se sbaglio, Sì. un appuntamento, avremo un'oretta insieme in una sala dove appunto andremo a presentare le nostre nuove missioni come sempre, ma soprattutto sarà bello confrontarci con tutti i consulenti che saranno lì a partecipare all'evento e anche a rispondere eventuali domande. Pertanto, insomma, ci stiamo preparando sia lato appunto contenuti, tematiche, lato prodotti, perché poi quello che conta anche per noi è avere una gamma che possa soddisfare le esigenze dei clienti e appunto dei consulenti. E pertanto manca veramente poco, ci stiamo preparando. Eh certo, guarda, la data è giusta perché io vi avevo fatto un po' da segretaria, me l'ero segnata anch'io 12 maggio ore 11, avevo tenuto l'agenda anche perché è un appuntamento importante. Pierpaolo, aggiungi tu qualcosa? Insomma, sicuramente è un modo, poi è inutile, è retorico dirlo, però è vero, dopo tanto tempo in cui non ci si è potuti incontrare, insomma, ancora di più, no? Durante questi eventi ci si scambiano opinioni, vengono spunti operativi, insomma, si danno anche suggerimenti importanti.
Sì, devo dire che certo, innanzitutto rispetto a quello che avviene tradizionalmente, adesso c'è anche il piacere di incontrarsi, non che uno non gli faccia piacere, però quando è abituato non apprezza le cose che ha, e invece adesso riscopriamo anche il piacere di poter stringere una mano. Detto questo, è un momento veramente importante quello del Salone del Risparmio, perché è per l'industria dei certificati sempre stato un evento che è stato guardato un po' da lontano, perché tipicamente il consulente finanziario nella sua attività professionale ha utilizzato i certificati sempre in maniera molto marginale, quindi ci sono stand e ovviamente presentazioni da parte del risparmio gestito che sono enormi rispetto a quello che è l'attività che svolgiamo sui certificati. Però devo dire che negli ultimi 3 anni invece è crescente l'interesse da parte della consulenza, e quindi sono molto contento di partecipare a questi eventi, a questo evento del Salone del Risparmio, perché c'è sempre maggiore interesse. I motivi per interessarsi ai certificati da parte dei consulenti stanno crescendo gradualmente nel tempo. Io ricordo qualche anno fa ci avvicinavano i consulenti solamente per chiedere la soluzione per il recupero delle minusvalenze, quindi l'aspetto della fiscalità. Sì. Poi hanno provato il vantaggio della protezione del capitale, poi hanno capito che potevano gestire con efficienza anche fasi volatili di mercato, ora anche come recuperare posizioni in perdita causate appunto dai crolli recenti degli ultimi 2 anni, o comunque alterni, insomma, quindi diciamo che diventano diversi i motivi, e quindi un bel momento al quale naturalmente invitiamo tutti i consulenti a partecipare. Assolutamente, andate a trovare Luca Comunian e Pierpaolo Scandurra, sarà sicuramente molto interessante, poi un appuntamento da non mancare, da non perdere, da segnare in agenda, quello del Salone del Risparmio. Allora, grazie a Pierpaolo Scandurra, Managing Director di Certificati Derivati, per essere stato con noi in questa puntata di Oltre la Barriera, e naturalmente grazie a Luca Comunian, Global Markets Distribution Sales di BNP Paribas, per la collaborazione e per l'attenzione. Vi ringrazio. Grazie a voi. Grazie. E naturalmente alla prossima puntata di Oltre la Barriera. Grazie a tutti voi per averci seguiti sulle fonti TV. Arrivederci.